Bello per tutti voi ragazzi, eccoci qua, nuova top 10. Sto giro dedicata ai culetti, culetti, a mandolino? Quelli che si vedono in spiaggia, sa, i culetti, no? Noi, se, cioè, il topic è questo, visto che tu vai in spiaggia, che vedi? La sabbia, il mare. C'è ragione. Non me lo chiedi! Qui che abbiamo? Abbiamo Alex Bans, Bans, come le scarpe? Come le scarpe, esatto. Ma c'ha le tette qua di fuori, Vabbè, è una mod, penso. Sì, è una mod. Comunque diciamo che il personaggio a me è stato antipatico fin dall'inizio. Però c'era da dire che aveva ste belle chiappone. E lo sai che è? È che si faceva inseguire. Cioè era sempre questa cosa che ti dice, ti spiegava, e poi tu la seguivi, apriva le porte. Quindi vedevi quindi solo il culo. Esatto, vedi, tipo qua, mo tiro giù la scala. E te che fai? Da bravo voceur, te metti sotto e guardi, no? Ecco, guarda. Ah, proprio okay. Così. Esatto, era questo che faceva questo personaggio, no? Poi quanto fa ridere che gli spara. Guarda che lei sembra proprio come buttare un salame in un corridoio, però. Sì, quasi quasi gli piace. Numero 9. Qui abbiamo invece... Ah, la Vanessa la Schneider di PN03, che era famosa perché quando attacca, che spara, sculetta. Mo vedrai, guarda, è bravissima. A parte c'era sta gran visuale de culo che tu usavi il pupazzo e vedevi solo quello. Però vedi, quando switcha bersaglio. Beh, c'è da ammettere che. Ma balla anche in generale quando si muove. Sì. Guarda adesso quando salta. Mo salta, fa tutte virole che non hanno un senso. Non so quale grazia. Sembra che tipo, boh, abbia preso degli ansiolitici o cose del genere. Sì, non è molto aggraziata quando salta, però quando spara sculetta, e quello è apprezzabile. Sai, mi ricorda? Pare tipo... mi ricorda quelle giapponesi strane che parlano per ogni cosa. Le idol. Vabbè, ma questa spara e balla. Vabbè, sì, è un gioco giapponese cosa. Alla fine. C'è sta, numero 8. Alla 8 abbiamo... È nuova, cioè non è nuova, è vecchia perché c'è il dambotto. Però è nuova di StarCraft, di Heroes of the Storm. Dove pare? Tanto hanno messo ovunque quelli da Blizzard. Le bionde hanno sempre il loro fascino, anche sul lato B. Sì. Poi c'hanno sto personaggio, c'ha quel bel culetto che però, visto che è stronza, vedi, proprio quando tu lo stai per guardare, sparisce. Non è ammirabile, capito? Sono profondamente offeso nel profondo. È vero. Sono quei personaggi che spariscono e non te le fanno vedere le chiappe. Ce n'è pure un altro in top 10 che fa la stessa cosa, tra l'altro, quindi... Ma ho capito adesso chi è. Non essendo un accanito giocatore del mondo Blizzard, ho capito solo adesso chi è. Qua da tutto quanto, vedi? Sì, ma aveva una riga del culo un po' più alta. Vero? Numero 7. Alla 7 abbiamo... E questa è Shande. Questa è scelta te, sapo. Pensavo volessi leggerla tu. Comunque Shande, che tanto diranno tutti che abbiamo detto malissimo, di Prince of Persia, spirito guerriero, se non erro. Comunque sì, aveva sto perizoma tutto di pelle, strano, che sembrava un incrocio fra... Che ne so, quella cosa di Bayonetta che sembrano in realtà capelli. Vabbè. So capelli. Sono capelli. Su Bayonetta so capelli. Però non parliamo di Bayonetta. Ok, comunque guarda sto culo coi ciondoli. T'ho messo proprio il pezzo perfetto. Mamma guarda, mia. Mentre sale la scala. E vai col culo. Sembrano. Hai presente i. Come si chiamano i prosciutti? I gran biscotto? Due gran biscotti. Is milk one. Mamma mia. Che impressione. Numero 6. Cioè ci passerei proprio la carta di credito, guarda. Ah, proprio così, la culo card. Sì, proprio. Banco altro. Qua ci abbiamo Cortana. Pure Cortana è un personaggio che alla fine sta là, ferma. È un po' inutile, quindi che vuoi fare? La guardi. No, aspetta, no, se dico Cortana mi si apre il menu di Windows adesso. Che cosa Cortana! Mostrami il culo! Ecco, e quindi un po' tutti col binocolino qua a guardargli le chiappe. Penso sia stata una cosa che hanno fatto tutti. Però mamma mia, questa Cortana rispetto alle precedenti era di un fascino. Sì, per poi c'è la parola Ana, è importante. Cortana. Anna proprio. Infatti mo ho messo un pezzo dove si vede proprio Master Chief che dice: no, le chiappe, torna qua. E lei sparisce. E lui rimane così, era così vicino perché non ce l'ho più. Numero 5. Voleva solo tamburellare. Qui invece che abbiamo? Mica di Street Fighter 5. Perché dai,
cavalchiamo l'onda dei giochi appena usciti, un personaggio pieno zeppo di tette, cioè non è che c'ha solo il culo, però l'abbiamo inserito in questa top 10 proprio perché inserita abbiamo inserita perché attacca con il culo, vedi? Guarda, dalle culate attacca col culo, poi c'ha la sua alleata che è un altro culo, quindi sono due culi in uno, è un personaggio con due culi, vedi, cioè, dalle culate. Ma è l'attacco più bello che io abbia mai visto in tutta la mia esperienza videoludica. E qua guarda come gliele dà de gusto a Kemmy, che era nella scorsa top 10 dei culi, e quindi un po' di rivalità, no? Se la giocano. Se la giocano, perché lei stava su top 10 culi vecchia e ha rosicato. Numero 4. Qui invece abbiamo Harley Quinn. Allora, adesso qui ci sono delle scene all'interno di Batman, della serie di Batman. Tipo questa. Dove esatto, hai preso proprio quella perfetta. Ti giuro, quando la piglia così e tu dici, ma... Lo zoomo! È un chupa chups. Raga, siamo pervertiti, c'è proprio i zoom sui culi. Cioè io ti giuro, io ammiro la tenacia di Batman nel non dargli uno schiaffetto. Vero, proprio lo schiaffo così, pa! Che dice proprio lo schiaffo propedeutico, pa! Sì, quello che ti spiega come funziona il mondo. Qua da tutto pure quelle faccette, un po' desise che dai. Sì, belle, ma il culo parla. Vero. Non c'è niente da ridire. Sarà pure il vestitino che è un po' quella gothic lolita. A me mi fregano le codine. Tu puoi metterle anche a un cesso a pedali. Io mi sciolgo. Numero 3 abbiamo Lara Croft. Precisamente Lara Croft in Tomb Raider Underworld, con la sua tutina da nuotatrice. Che mamma mia, io quando l'ho giocato la prima volta ho detto: e che è sta roba? Mamma. Che costumino. Anche perché poi quando uscivi dall'acqua era anche quello un po' bagnatina. Ma guarda qua quando si muove, che si mette in posizioni in cui la luce dà proprio tutta la profondità a questo gran culo di Lara. Ma infatti, no? Perché, secondo me, parliamo di profondità. Il culo di Tomb Raider Underworld resta il migliore di tutti, neanche di quelli nuovi. È vero, dai, te lo appoggio anche io su questo culo. Ma appoggiamoglielo. Appoggiamo tutto su Lara, che è un comodino quasi. Mamma mia. Tanto sta a fa botte con uno squalo, nessuno la premia per questo, ma solo per il culo. Numero 2. Qui abbiamo... Vabbè. Un'altra che sparisce. Quanto è anni 90 sto culo? La cifra, ma pure qua, dai sto schiaffo, dai un po', che se butta prima magari, no Ti giuro, quanto è anni 90, con queste mutandone ascellari che però gli allungano il culo, le mutandone ascellari allungano il culo. Tanto mo se leva tutto, guarda, ho messo la scena più bella del gioco, che è quella dopo lei sta tutta bagnata e canta, balla, si diverte, guarda. È un po' arrossata, sennò... È arrossata sì, a forse è stato Snake, rossa. Mamma mia, guai. rodolini de qua. Ah, Dio. E rodolini de là. C'è da stare proprio calmi. con sto gallo, questa te raffredda. E poi tu dici, ma Kojima non è un pervertito. No, 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 no. No, no, e no. Prima posizione dei super culi che abbiamo tutto Overwatch. Okay. Abbiamo scelto tutto Overwatch perché se Mercy... Esatto. Se Mercy si era meritata una posizione su quella delle tette, proprio così, proprio perché ce la volevamo mettere, invece sui culi Overwatch ha vinto in tutto. Guardate qua, guardate che roba, pieno dei culi, zoomamoli e famone vedere un altro, dai. Ma poi gira, quanto sono grossi. Una cifra. Comunque il mio preferito è quello di Diva. Secondo me è il personaggio perfetto proprio. A me quello rosa, che non so di che personaggio sia, però mi ricorda le Big Bubble. Yeah. Guarda qua che pervertiti, proprio rallenti sul culo dei Mercy. Cose belle pure qua. Però anche questo schiaffettini, Questo è quello proprio della ragazza nerd un po' cicciottella. Però a noi ci piace, cioè ci piacciono le forme. Ovvio, ovviamente. E guarda qua c'era un senso. Cos'è? Bonus! Cos'era sto culo scheletrico? È così. E qua abbiamo No One Lives Forever, che è un po' l'abbiamo messo nel bonus perché non è che si vede tanto, è un po' quello che vorremmo vedere di più, cioè è rimasto nei nostri sogni da piccolo. Dopo il culo anni 90, fateci vedere un po' di culo anni 70. Speriamo certo. Non sia peloso.
Ma mi sa di sì, visti i tempi. Sì. Mi sa che era tanto veloso, si sa. Che poi chissà vabbè, perché erano tutti velosi negli anni 70. Costava un sacco la ceretta. Mi piaceva di sboscare, forse, non lo so. Ah, ok. Comunque, vabbè, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina Facebook, iscrivetevi a Telegram, Twitch la sera, non so se facciamo qualcosa a suo periodo, mi sa di no. E vedete il vecchio video sui stremanti boss. Belli, raga. Bella.